Diciamo che oggi è nata una stella, a tutti gli effetti, nella combinata nordica, nei mondiali di combinata nordica, stavolta sul trampolino grande, dopo che la settimana scorsa avevamo assistito a quelli sul trampolino piccolo. Beh, oggi discussioni ce ne sono state poche, perché ha scavato un gap e ha fatto una selezione Johannes Lamparter che è stata qualcosa di eccezionale, fenomenale. Questo atleta, ancora junior, pensate che qualche settimana fa ha vinto i mondiali a livello junior e che oggi vince quelli a livello senior. Che dire, se non che questo ragazzo ha evidentemente ereditato da qualcuno, o comunque madre natura gli ha fornito delle stimmate da grandissimo campione, che in futuro può veramente diventare il principale rivale anche di Jaar Magnus Riber, che oggi è apparso meno brillante di altre volte. Perché insomma Riber non ha avuto le gambe comunque per andare a prendere Lamparter, e non è un dettaglio comunque da tralasciare, perché tante volte avevamo visto un Riber che poteva fare anche la differenza sugli sci. Oggi la differenza non l'ha fatta sul trampolino e non l'ha fatta sugli sci, a 360 gradi questo trionfo di Lamparter, che veramente ha scavato un solco incredibile sul trampolino e ha scavato un altro solco sugli sci, perché sugli sci non ha ceduto, anzi nella parte finale ha incrementato, ha fatto qualcosa di eccezionale l'austriaco, che davvero oggi la gara l'ha tiranneggiata, l'ha veramente stradominata. È davvero una cosa del genere in combinata nordica si vede molto 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 raramente, e il fatto che la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, addirittura il suo secondo podio a livello senior, arrivi proprio in questa occasione, ci fa anche capire la mentalità di questo ragazzo. Perché il tirar fuori proprio gli ingredienti migliori nel momento decisivo appartiene ai grandi, ai grandissimi della specialità, quale evidentemente può diventare Jaar Magnus Riber, scusate, Johannes Lamparter, che oggi ha dato veramente delle dimostrazioni eccezionali, delle dimostrazioni inequivocabili. Quindi, detto dell'austriaco, che davvero oggi ha fatto un numero da circo e ha mandato a scuola tanti, abbiamo visto anche appunto un Riber non brillante rispetto ad altre occasioni, o almeno eravamo stati abituati troppo bene. Invece oggi ha sofferto un po' il norvegese, ha sofferto sugli sci soprattutto, perché ha speso tanto all'inizio e poi questo conto l'ho pagato in maniera anche abbastanza salata dal secondo giro in poi, soprattutto i 4 km in poi. Già dalla metà del secondo giro vedevamo proprio un Riber meno scintillante del solito, non capace di riuscire a fare la selezione che a volte anche sugli sci ha fatto. Akito Watabegli è rimasto lì. Era partito un po' prima il giapponese, Riber è andato a riprendere subito Watabe. Voleva stabilire probabilmente un accordo Riber insieme al giapponese, però insomma ha subito lanciato dei segnali non positivi, perché è sempre restato in scia del giapponese senza mai prendere l'iniziativa, e anche qui evidentemente questo era un segnale da interpretare come una giornata evidentemente non positiva per il fenomeno scandinavo nel fondo. E poi certo, in volata con Watabe non c'è partita, perché insomma mi sembra che anche i precedenti parlino chiaro, che in caso di arrivo in volata praticamente fra Watabe e
e River, la partita neanche si apre perché è talmente superiore in volata al norvegese che veramente in combinata nordica si fa sorprendere da pochi, perché riesce ad arrivare a delle velocità straordinarie. Poi in realtà in volata neanche ci sono arrivati, perché River è partita sullo strappetto appena prima del traguardo ed è riuscito poi semplicemente appunto a conquistarsi il secondo posto per distacco. Terzo appunto Watabe, e poi gli altri hanno preso una paga non da ridere, perché veramente abbiamo visto una selezione pazzesca, perché gli altri praticamente sono arrivati a 2 minuti dalla vetta, con Frenzel il quarto, Rissel quinto ed Erola sesto. E diciamo che un altro sesto posto, soprattutto terzo in volata su 3 per il finlandese, comunque ci dimostra ancora il fatto che manca qualcosa per avere quello spunto in volata che gli permetta di prendersi le gare, di prendersi certe soddisfazioni, di prendersi appunto certe gare, di vincere delle volate e di conseguenza di prendersi delle posizioni. Perché Erola ha ottenuto così tanti podi in Coppa del Mondo e mai la vittoria? Perché appunto gli è mancato sempre quello spunto veloce ed è costretto sempre a dover fare il buco per vincere una gara, come l'abbiamo visto anche la scorsa settimana con River. Ha provato a staccarlo Erola, poi in volata non si è neanche posta la partita. Insomma, questo è un segnale chiaramente da interpretare. Quindi va in archivio anche questa gara di combinata nordica. Come sappiamo appunto la squadra italiana è stata ritirata dai mondiali perché i saltatori erano già tornati in Italia. Praticamente i campionati mondiali di sci nordico sono terminati, perché appunto le squadre di combinata nordica sono state ritirate insieme a quelle di sci di fondo per la positività relativa a 2 cuochi che erano nello staff della squadra azzurra impegnata appunto ad Oberstdorf. Quindi oggi purtroppo non abbiamo potuto vedere Buzzi, Kostner, Pittin e Costa impegnati, e di conseguenza appunto il loro mondiale si è concluso la scorsa settimana con una prova che non era neanche male analizzandola, perché alla fine è arrivato uno dei risultati migliori in stagione, con 2 italiani nei primi 20, uno nei primi 15, con Kostner che aveva destato ottime impressioni al trampolino come anche nel fondo. Quindi insomma qualche buona impressione anche l'Italia l'aveva data, vedremo in queste ultime gare della stagione. Per completare un po' il cerchio, stamattina c'è stata anche la gara di snowboard cross in Georgia, in una pista che verrà riproposta probabilmente anche in qualche rassegna mondiale nei prossimi anni. Michela Maioli purtroppo è arrivata quarta e adesso è seconda nella classifica di snowboard cross, mentre al maschile è arrivato il podio di Lorenzo Sommariva, che è tornato dopo un bel po' di tempo insomma a conquistare il podio anche nel settore maschile, con il quinto posto anche di Omar Visentin. Quindi un'altra buona prova di squadra, peccato soltanto per Michela Maioli, però insomma d'altra parte non si può sempre vincere, però lei praticamente nella big final ci arriva sempre. Michela Maioli è veramente una delle più grandi fuori classe, una dei più grandi fenomeni dello sport italiano contemporaneo. Purtroppo non ha la visibilità che merita in una disciplina che per me se venisse sponsorizzata in maniera diversa avrebbe tanti seguaci in più, perché lo snowboard cross è veramente uno sport molto 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 divertente, molto attraente, che potrebbe tranquillamente anche attrarre il grande pubblico. Purtroppo appunto questa disciplina non viene sponsorizzata a dovere. Adesso fra pochissimi minuti ci sarà anche la staffetta femminile che aprirà la prima delle 2 tappe di biathlon a Nove Miesto,
E io invece stasera commenterò, come anche nelle prossime sere, perché lo commenterò oggi, domani, dopodomani e domenica mattina commenterò gli europei di atletica. Stasera, serata di qualificazioni, appunto, si aprono questi mondiali, questi europei di atletica indoor a Torun in Polonia. Si partirà proprio alle 19 con le qualificazioni del salto in alto con Gianmarco Tamberi, quindi insomma programma subito intenso anche da questo punto di vista. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e a questo punto arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.